sono le terre degli egoi e tutti si riconoscono nelle terre degli egoi. E allora l'idea era appunto quella: cominciamo a dire che queste sono le terre degli egoi, cominciamo a identificarli, sennò come le chiamiamo? Valle d'Aniene? No, non è solo la Valle d'Aniene, perché allora ci stanno quelli della Valle del Giovenzano, dice no, noi siamo la Valle del Giovenzano, poi stanno quelli della Valle Ussica, no, e noi siamo quelli della Valle Ussica, e noi stiamo qua, non siamo la Valle d'Aniene, noi casomai siamo la Valle del Fioio o del Findinge, come ci ha raccontato Paolo. Oppure la quelli della Valle del Cavaliere, Valle Impreda, che chiamiamo quelli della Valle dell'Aniene, no? Non è la Valle d'Aniene, è l'antico Romani, hanno poi, se sono uniti, se sono fusi, però poi alla fine, prima dei Romani, c'erano gli Eti, quindi la nostra storia è ancora più antica dei Romani, se vogliamo, da questo punto di vista, e le testimonianze dei trovamenti Eti che ci sono state a Iofreddo o a Cineto, che stavo dicendo, o la stessa Marano Ego appunto deriva dagli Eti, insomma, no? E quindi questo per noi è molto importante. E allora la proposta che noi lanciamo in questa sede, ci dispiace che non siamo noi la sede dei sindaci, perché impegnati sappiamo in altre iniziative a Vivaro e a Cineto, purtroppo, però noi lanciamo una proposta come associazione, che pensiamo che il sindaco possa concordare su questa cosa, che dobbiamo farla avanti anche come amministrazione. Allora cominciamo a ragionare di prospettiva. Allora, costituiamo un comitato promotore per il GAL 2014-2019. Il gruppo d'azione locale è un'articolazione dei fondi europei dell'agricoltura che promuove appunto i territori rurali per trovare appunto la nuova diciamo, dimensione dell'agricoltura, che non è più l'agricoltura come da essere intesa 50 anni fa, ma è una dimensione integrata in cui diciamo, il territorio deve essere visto nel suo complesso. Allora, il GAL può essere lo strumento per far unire diciamo, gli attori privati, quindi gli imprenditori che ci sono, favorire anche la costituzione di nuova imprenditorialità, gli attori pubblici che non possono prescindere da questo, che possono essere il parco dei diluini, che possono essere i vari sindaci, e le istituzioni che all'interno di questo praticamente possono partecipare. Il GAL è uno strumento, ovviamente, però come tutti gli strumenti deve essere riempito di contenuti, ci devono essere delle idee forza, che in parte l'ho espresso, però poi vanno dettagliate, approfondite, bisogna capire quali sono i settori da incrementare. Non è tema di questo dibattito, perché altrimenti andiamo troppo per lunghi, però ecco, l'idea di costituire, di fare questo comitato promotore, e ricordiamo che il GAL come struttura è una struttura pubblica e privata, nella quale il Consiglio di Amministrazione ha maggioranza di privati, in cui partecipano anche, e in genere il Presidente invece del GAL, in genere è invece un amministratore pubblico, fa parte del pubblico. Quindi il concetto è la sinergia pubblico-privata, appunto per trovare gli elementi dello sviluppo turistico.